Per caso hai visto le nuove immagini della possibile maglia invernale a maniche lunghe del Milan? Entra in footyheadlines.com perché davvero è qualcosa di incredibile. Le maglie del Milan degli ultimi anni, ragazzi, io forse perché sono ancora vecchio stile, a me piacciono quelle rosso-nere o strette, senza cose strane o quelle stile gli anni di Sacchi, quando avevamo vinto tutto e per tutto per il mondo, ma anche quelle prima, anche quelle degli anni 70, quando c'era Gianni Rivera con le strisce più strette, inizio anni 80. La nuova maglia, se mai poi fosse reale, è una foto ufficiosa, non ufficiale, avrebbe un cambio di look totale, soprattutto sul logo e sullo sponsor. Ebbene, il logo della Puma sarebbe differente, sembra quasi come un leone, e lo stemma del Milan storico tornerebbe a essere rotondo, quasi come gli anni 50. Una maglia stranissima. Ti invito ad andarla a vedere quando è finito il video. In mezzo, tutto coincide, Super Cup Dubai, ci dovrebbe essere un nuovo sponsor, sempre facente parte della famiglia Fly Emirates, però con la scritta Dubai, quindi sono soldi mettere Dubai in mezzo nella maglia del Milan e sotto Fly Best, cioè il miglior volo. In ogni caso fa sempre e ripeto parte di Fly Emirates. E tra l'altro, nelle maniche lunghe non ci sarebbe solo la parte nera, come abbiamo visto in questo inizio di stagione, ma bensì ci sarebbero dei bordi tricolori, cioè che richiamano l'ultimo scudetto. La dovrei vedere bene, cioè dal vivo, però. Non mi convince, vi dico la verità. Così come non è convinto Pioli dei ritorni dei suoi ragazzi da questo mese e mezzo di delirio mondiale. Il nostro guru, il nostro padre Pioli, il nostro Pioli is on fire è preoccupato. Perché? Oltre a Divock Origi che abbiamo perso, come no, il pacco postale arrivato da Liverpool. Dopo l'amichevole contro l'Arsenal per un risentimento muscolare al flessore, c'è un problema ancora che è un'incognita al polpaccio di Super Magic Mike Maignan. E dunque non solo loro, quindi non parteciperebbero quindi alla trasferta di Salerno, a parte Ibra e Florenzi che sono ancora alle prese con i loro recuperi. Ci sarebbe anche Theo Hernandez e Olivier Giroud che tornano dal Mondiale e prima di fine anno comunque non si aggiungeranno alla rosa e allo stesso tempo sarà molto difficile vederli a Salerno. E dunque gli occhi adesso sono puntati sul calciomercato vero e proprio. Innanzitutto per quanto riguarda la porta. La porta, abbiamo visto che con Tatarusanu, gatto di marmo, Tatarusanu, non è che siamo proprio tranquilli e facciamo dei sonni di quelli con 77 cuscini dove diciamo dormiamo tranquilli. No, perché lo sappiamo tutti che non è così. E dunque il Milan potrebbe A, anticipare i tempi su Sportiello, che già sappiamo diventerà 99,9% il secondo portiere del Milan da giugno, dall'Atalanta, ma attenzione, è uscito un nome nuovo. Riportato da milanlive.it, non è da escludere che il Milan subito possa attuare nel mercato in base proprio alle condizioni reali di Mike Maignan. Infatti, nella vicina Monza, dove ci sono i pullman già pronti con le troie di Berlusconi, l'ha detto lui, non me lo invento, in caso di vittoria, la Juve già l'ha battuta, in caso di vittoria di Milan, Inter e tutto quanto, bunga bunga volontà.
Nella vicina Monza, come dicevo, ad esempio, c'è un giocatore che già a suo tempo in porta piaceva ed era l'ex portiere del Cagliari. Stiamo parlando di Cragno, che tra l'altro aveva anche avuto grandi esperienze con l'Under 21 italiana. E è un portiere che sicuramente ha un certo valore, ha avuto sfortuna anche lui con gli infortuni, quindi non lo so, vediamo se è il caso, un altro che viene da infortuni passati per quanto adesso stia bene, ed è secondo a Monza. Questo dovrebbe già far scattare una campanellina d'allarme, immagino. Chi sta giocando? Di Gregorio, cioè io manco lo conoscevo prima dell'inizio campionato. E quindi i rapporti sappiamo che tra le due società sono chiaramente ottimi, visti anche la presenza di Galliani e Berlusconi, e non è escluso che si potrebbe, in caso, ripetiamo, alle prossime valutazioni che verranno fatte dagli esami, proprio il polpaccio di Maignan, se il Milan agirebbe subito e probabilmente prenderlo con un prestito di 6 mesi. Non credo che poi lo comprerà, per il semplice fatto che sembra che, a parte Sportiello, il terzo rimanga Antonio Mirante. Non credo che Cragno firmerebbe per il Milan per poi diventare da secondo o primo, non lo so, da subito diventare il terzo portiere. Non penso proprio. In ogni caso c'è un intrigo che nasce proprio da questa preoccupazione per Mike Maignan. Una cosa molto strana quello che sta succedendo al nostro portierone, e speriamo davvero che non ci sia niente di grave. Mentre sul discorso Righi io penso già di aver detto abbastanza nelle puntate precedenti. Ripeto e ribadisco, per me è un pacco postale che è arrivato da Liverpool. Ovviamente si era liberato a zero, quindi non è che a noi ce l'ha venduto. È arrivato a zero, il Milan gli sta pagando l'ingaggio, però probabilmente se il Liverpool non ha rinnovato The Legend, per qualche motivo sarà, o sbaglio. E per concludere, il 71, attenzione, uno dice che cazzo ce ne frega, non ne parliamo più di quello. No, ma io, sapete cosa, sto preparando il terreno perché se davvero tornerà in Italia e soprattutto all'Inter, come dice todofichajes.com, che è una sorta di calciomercato.com spagnolo, il giocatore ivoriano, il 71 della smorfia napoletana, sì, che non posso neanche dire il nome perché sì, mi rimane sempre qua in gola, mannaggia la miseria, praticamente avrebbe rifiutato squadre della Premier League come Aston Villa, come Fulham, lo stesso Tottenham, perché vorrebbe tornare in Italia sapendo che c'è l'interesse proprio dell'Inter sul giocatore ivoriano, che andrebbe probabilmente in prestito con un diritto di riscatto. E anche lì, poi bisogna vedere l'Inter come lo pagherebbe, vabbè, perché tra Barcellona e Inter si possono dare la mano a chi ha più debiti. E dunque c'è questa opportunità che già vi ventilavo un paio di settimane fa, e si sa che vox populi, vox Dio. Io non dico niente, sto preparando semplicemente il terreno, perché se torna, non succede, ma se succede, apriti cielo, perché quello che è successo al turco Kebabaro si va unendo all'ivoriano 71. Per non parlare, se mai tornasse in Italia, dulcis in fundo, tornasse in qualche squadra che noi sappiamo, anche il paperone dei paperoni che noi conosciamo, che sta a Parigi. Per concludere poi, ricordare che oggi c'è stata c'è stato il funerale di Siniša Mihajlović. Il suo feretro è stato portato in spalla da Mancini, da De Silvestri, che tra l'altro era anche stato il capitano con lui nel Bologna, e Dejan Stanković. Soprattutto Stanković e Mancini, a parte aver giocato con lui, erano molto amici, e ci sono state parole anche di Montella che ho ascoltato, davvero
toccanti, perché lui è sempre subentrato dopo Mihajlovic, dopo Catania, dopo la Sampdoria, Firenze, il Milan, e una volta gli ha detto per battuta: cerca di andare al Real Madrid, almeno quando ti esonerano, poi mi chiamano a me, no? E davvero una situazione, che dire, non voglio chiudere così in questo modo, perché penso già di aver parlato tanto di Sinisa Mihajlovic, però visto che oggi si chiude definitivamente quel capitolo, come non ricordare un grande guerriero, un grande uomo, che tutto il calcio ha veramente ricordato, ogni squadra, anche i più grandi rivali. Perché un grande uomo, un grande guerriero, al di là della rivalità, lo si riconosce. E nel momento della morte bisogna solo fargli gli omaggi. E sono quelli che ha ricevuto praticamente per giustizia da ogni parte nel mondo, il grande Sinisa Mihajlovic. Commenti in basso, like se ti è piaciuto il video, iscrizione al canale se vuoi continuare a seguire questa stupenda tribù rossonera, che tra l'altro, se poi segui gli abbonamenti in basso, da soli 0,99 con donazioni PayPal o conto corrente bancario, entrerai anche tu a far parte dei gruppi ristretti di WhatsApp o anche in live durante il campionato insieme a me e ad altri. E se non te la senti in questo modo, in ogni caso puoi partecipare per far sì che possa contribuire. Voi siete i miei unici editori a far sì che questo canale possa crescere sempre di più. Ovviamente non è un obbligo, le mie live sono e i miei video sono sempre gratuiti, e così continuerà. Per chi ha l'opportunità, ovviamente sarà sempre un piacere, perché dare e ricevere è sempre una bella cosa. Detto questo, io ti saluto, ti auguro una buona serata, noi ci rivediamo domani per un nuovo appuntamento sempre qui sul mio canale. Un bacio alle amiche e un forte abbraccio a tutti gli amici, un bel a tutta la tribù Auga Auga Aug, e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Buona serata e a domani. Ciao!